È cominciata che io vivevo in una famiglia numerosa, eravamo 14, 15 con un garzone che tenevamo per le vesti. E allora ero nel dubbio, non mi sarei presentato perché capivo che tanto la guerra stava volgendo verso la fine. E gli americani già erano alle porte dell'Europa. Però c'era un dubbio tremendo che mi affliggeva, perché a Bracano aveva fatto delle stragi e poi i fascisti di Matelica ci conosceva tutti, volendo ci andava di mezzo le famiglie, come era scritto nel manifesto. Questo manifesto spiegava che chi se non si presentava spontaneamente dalla classe 1914 al 1927 c'era rappresaglia su delle famiglie. E io a questo pensiero tremavo proprio per la famiglia, c'avevo i fratelli più piccoli, mia nonna, zii, cugini. Ci ho pensato un po' e poi mi sono presentato. Ci ha portato a Sforza Coste. A Sforza Coste, dopo alcuni giorni, è venuto a trovarmi mio padre, il povero Vincenzo, e mi disse: "Senti, figlio, se vuoi scappare, scappi, c'è una finestra, lì c'è. Ma perché devo compromettere cose?" Dico: "Io qui siamo tutti di Matelica, di Macerata, di tutta la provincia, dico, mica se sta male, sarà quello che Dio vuole." Mio padre con lacrime se n'è andato a casa e ci siamo salutati. Da lì, dopo alcuni giorni, mi ha chiamato e ci ha portato a Firenze, a Santa Maria Novella, in un albergo. Eravamo trattati come signori, bene. Dopo alcuni giorni ci ha portato un po' in giro a vedere Firenze e poi ci ha portato a Luzzara, vicino Mantova. A Luzzara, vicino Mantova, ci ha fatto fare la partita di calcio, gli anziani contro i giovani. Io ero un giovane, ero come una farfalla a quei tempi, avrò pesato 55 kg. Il giorno dopo incomincia a interpellarci questi signori fascisti, qualche tedesco, dicendoci che se avessimo collaborato noi saremmo stati più fortunati degli altri. Ma io, per quello che ho visto, nessuno ha accettato. Passa 2 giorni, passa 3 giorni, una bella mattina, anzi, era già tardi, non so se era mezzogiorno, invece di darci il pranzo ci ha portato alla stazione e ci ha chiuso dentro i carri vestiamo. Ci hanno sceso giù a Innsbruck. A Innsbruck, pure trattati ancora decentemente, ci ha dato da mangiare, regolari. Siamo stati qualche giorno a Innsbruck, poi ci ha portato a Monaco. A Monaco ci ha condotto dalla stazione, ci ha portato lì in un campo dove c'era un campo di russi. Russi che aveva 2 o 3 anni che era prigionieri. Gli si vedeva poco più che un naso, tutti strappati, con le facce tutte chiuse, ci guardava così annoiati, ci guardava, perché c'era, tra noi altri e loro c'era una rete, la rete metallica e basta. Noi altri, questi signori tedeschi e francesi, ci ha detto: "Guarda che voi altri o accettate le condizioni che vi fanno gli altri, vi diamo una divisa, oppure ecco la fine che potete fare è questa." Io mi ricordo che nessuno ha accettato, seppure qualche napoletano, ma non, che conosca io, di Matelica poi, eravamo tutti d'accordo, eravamo 22 di Matelica, e non abbiamo accettato nessuno, sarà quello che sarà, sempre convinti che la guerra durava più pochi mesi, perché gli americani stavano a Roma già. Da lì ci mette dentro sempre questi carri vestiamo e via. Abbiamo attraversato tutta la Germania, siamo arrivati vicino Cala, dove c'era il cantiere destinato per noi, dove si facevano le nuove armi contro gli americani, contro i russi, che doveva portarci alla vittoria, l'ultima arma, la battaglia che sarà la vittoria. La réclame si sprecava. E noi altri invece stavamo sulle posizioni nostre per vivere onestamente, perché tanto capivamo che quello che aveva fatto il fascismo e che aveva fatto gli tedeschi non era possibile viverlo. Voleva fare una dittatura europea e poi mondiale.
Siamo arrivati a Cala. A Cala ci hanno portato 7-8-10 km di più indietro. Poi ci ha tirato giù in una stazione di Niedergrosse. Niedergrosse è un paesotto lì sempre della Turingia. Ci ha messo in un albergo, sempre un alberghetto di lusso, però c'era stata altra gente, c'era i palchi come il Teatro di Matelica, però era più piccolo. Per terra c'era tutto paglia, botonitorata sui palchi. Io ho cercato di andare agli ultimi palchi su alto perché era più pulito. E siamo stati lì per una mesata. Alla mattina partiamo, ci faceva alzare verso le 3, 3:30. Ci faceva fare la polizia, insomma, lavasse la faccia, gli occhi. C'era un rubinetto o due, eravamo più di 100, 108, 110 quella squadra lì eravamo. E poi si partiva a piedi, si prendeva la stazione del Niedergrosse e si andava fino a Cala. Facciamo 8-10 km a piedi, no, col treno, poi un chilometro per arrivare dalla stazione al cantiere dove abbiamo fatto l'abitazione per noi, perché c'era tutta una pianura. In questa pianura dove sorge c'è il posto per 15-20.000 persone, perché lì sviluppava, doveva fare la nuova arma contro gli alleati. E quando siamo arrivati lì, anzi, siamo stati circa un mese a Niedergrosse. A Niedergrosse una bella mattina abbiamo trovato una botte, un'enorme botte di ferro che gli faceva fuoco sotto, ci faceva sfogliare nudi e ci ha fatto mettere i panni dentro a questa botte. Questa botte fu in vita, l'ultimo che è arrivato, il più fortunato, perché poi ha ritrovato i panni sua. A noi ci ha messo in colonna per fila indiana, era notte ancora, fila indiana dal sale, dal fiume sale, perché dovevamo lavarci, che ci riconsegnava i panni disinfettati. Lì tutti a 108, 110 eravamo circa, quasi tutti marchigiani quelli eravamo. Dovevamo stare con l'acqua fino alla gola. Per strada incontravamo tutti i vecchi, che stavano a raccogliere fieno, che fargiava, e un po' di donne. Ma le donne erano tutte giovani. Quando vedevano gli altri nudi, si copriva la faccia e diceva «Yung, yung!» urlava queste povere ragazze. Gli altri rientrati lì vicino a questo alberghetto, che abbiamo cominciato a tirare fuori i bagni. Quelli che ha messo là per primo, ha pigliato i bagni e si sono vestiti. Gli ultimi, i bagni suoi non li trovava più. C'era certi dell'Alta Italia, c'erano i sacconi del cuoio, quando li vedevi si staccava le maniche. Sono messe su senza maniche, le maniche le buttate via. Poi, ho preso il treno, siamo andati a Niedergrosse, alla stazione, siamo tornati a Cala. A Cala aveva organizzato una festa, ci ha consegnato 2 o 3 tute azzurre per uno, ci ha consegnato quello che serviva per il nuovo campo. Già abbiamo fatto, un mese più, abbiamo fatto il lager 1 che serviva per noi altri, i gabinetti, la cucina, l'infermeria, tutto prefabbricati che veniva da fuori, che noi altri facevamo più che altro i piedi. Dentro con 20 baracche, 20, le baracche per 20 persone, ogni baracche nuove, tutte nuove. Sembravamo diventati tutti principi, no? Abbiamo buttato via quei bagni che avevamo da prima, li abbiamo messi ognuno su, dentro lo posto nostro, perché dentro la baracca ognuno avevamo a castello 20 persone, 10 da una parte e 10 da un'altra, 2 sotto e 2 sopra. Ti mettevi là come potevi, amici, conoscenti, chi ti capitava, perché loro ti chiamavano per nome e poi le camminava per fila indiana, non si scherzava lì. Il primo giorno di lavoro, quando ci siamo andati a Cala a fare il lavoro, senti che è arrivato un camioncino con tutti i picchetti.
Poi ha messo ogni 20-30 metri, non mi ricordo di preciso, un picchetto. E poi ne lasciava una persona tra un picchetto e l'altro. Dopo due giorni, ci eravamo abituati, avevamo quasi finito, e andavamo piano per non sfigurare quegli altri. Però c'erano quelli che non avevano scarofato niente, e quelli che comandavano stavano sempre sopra quelli che non... c'erano le mani tutte ferite, che doveva fare più quelli. Allora un giorno, il terzo giorno, mi pare, è passato un camioncino, portava un po' di rena, un po' di cemento, un po' di ferro, una piccola impastatrice che si girava a mani, stavo lì in piedi, stavo aiutando un altro, sul confine con me. Allora questo si è fermato, questo camioncino, era un giovane, c'era avuto 16 anni, più non ce l'aveva. Dice, gli ha detto a quello che comandano gli altri, quello che comandano gli altri era un certo Capino, Capino dell'Alta Italia, era uno che aderito volontario, però l'aveva messo a comandare, parlava un po' tedesco, era stato in Germania, era più anziano di noi. Gli ha detto, se c'hai una uva per mandarglielo aiutare. Allora è venuto là, ha guardato, ma questo ha finito. Quindi questo l'ha lavorato, se l'ha lavorato. Gli ha detto, mandami uno che sa lavorare. Alzato su, io non l'avevo visto, portare il nervo attaccato qui. Zing! Una botta mi sento qui che manco mi sono accorto che l'ha alzato su questo nervo. Zing! Mi ha durato quella crosta per qualche mese. Poi portavo pure le dure sopra. E quello correva dietro a me, io correvo dietro a esso. Corre, ma io correvo più di esso. Sinceramente ha girato un po', però non mi ha pure chiappato. Una nervata e basta, piata, dopo mi ha pure chiappato. Si è messo lì, urlava come un lupo, e io stavo sempre lontano di 4 metri. Cominciò a sciogliere questa corda, ho tirato giù l'impastatrice, poi ho scaricato la rena, poi ho scaricato il ferro. Quando ho finito a scaricare questo ferro, tutto quanto, urlava, mi veniva dietro, già siamo un mazzo, diceva in tedesco, io non capivo niente. Poi ho guardato un po' lontano, lì su a non so se quanti metri, 100 metri più o meno, c'erano tre persone, stava a piantare una stanga. Allora è andato su, gli ha chiesto se c'era nessuno che capiva l'italiano. C'era un francese, gli ha detto sì, io sono della Savoia, capisco l'italiano, non parlo bene però capisco. Questo francese mi ha detto, senti, tu come le chiami? Boldrini, Gian Battista, io lo diceva Boldini, il nome mio era diventato tutti i nomi, Giobatta, mi ha spiegato bene come si faceva. Dice, tu prima fai una cestatina leggera, con poco cemento, poi metti l'alo ferro. Poi fai una cestatina un po' più grasso, e poi ti aspetti un pochetto, ti fai in sonno pure se vuoi, poi ci fai un'altra cestatina liscia per bene, qui deve scappare fuori un ferro, qui l'altro ferro, qui l'altro ferro, che loro ci deve piazzare una baracca, che qui ci deve nascere un campo, e sta baracca deve essere resistente, perché qui c'è il vento, tante volte se non se la porta via, tu devi fare un lavoro preciso e fatto bene, quello che ci metti. Ah, dico, questo lo so fare, l'ho fatto tante volte, facevo lo facchino con il muratore, a casa mia ogni volta veniva il muratore, facevo lo facchino. Bene. Ma detto, poi un'altra cosa le devo avvertire. Tu poi assieme figlio, mi ha detto, mi diceva in francese, mezzo francese, mezzo italiano. Quando ti parla, guardagli sulla faccia, non guardare per terra, che se loro ti dice una cosa, vuole che gli guardi, no? Anche che non capisci. Poi, seconda cosa, quando ha parlato un po', tu di già, ma se io non ho capito niente, che gli dico già? Di già, magari a mezza voce, di già, e guardagli sulla faccia, che allora ti apprezza. Vabbè, speriamo che mi ricordi. Poi, tu fa finta che sei a favore loro, con rispetto, non fa lo muscio, fa la persona, hai capito? Io mi sono messo a fare questo impasto, ho fatto questo lavoretto. Dopo un par di giorni mi è venuto questo, mi ha perfezionato ancora questo francese. Ho detto, mo, gli dico che è pronto il lavoro. Quando è arrivato questo tedesco, che mi voleva ammazzare, mi avrebbe abbracciato. Gli ho detto, tu prima, tu sei l'italiano bravo, tu...
Io gli dico, ya, mezza voce, mi vuole abbracciare. Se non c'avevi questo tesserino, questa è la Ausweis personale con la fotografia, e non passai da nessuna parte se non c'avevi in mano questo. Sono tornato giù dove ci aveva consegnato questo affare che ci doveva mettere loro, tubi di luce, di telefono, di scarico, eccetera. E ci ha fatto finire tutto il lavoro. Chi non l'aveva fatto, l'hanno fatto noi dopo. Tutti quelli che eravamo rimasti, che stavamo avvantaggiati, aiutato con l'altro e seguitato il lavoro. Lavoravo con la Strassenbau, un'azienda che faceva roba di sterrazzamenti, strade, eccetera. Questi lavori si allargavano in tanti bordi e la ditta era talmente grossa, questa Strassenbau, che faceva perfino perforazioni in galleria. Perché da una parte c'era 14 imbocchi, da una parte 18 imbocchi in galleria, con 48 km di galleria in questa grande mineta che era una collina. Io con questa ditta ero diventato una persona che mi potevo muovere un po' come volevo, perché non mi poteva dire niente nessuno. C'era questo napoletano, questo dell'Alta Italia, che comandava quello che facevo. Mi diceva e non mi diceva, perché non dico che ero privilegiato, però quando che questi superiori più in alto mi ha visto che sapevo lavorare, mi lasciava fare un po' in queste strade. Queste strade c'aveva perfino la pista di lancio per i nuovi aerei, che eravamo destinati in 5-6, però c'era da Alipini, c'era da molte cose. E con questo tesserino si poteva controllare, si poteva andare in giro quasi in tutto il cantiere, perché la Strassenbau era un'azienda molto grande. Girando in questa strada ho imparato a conoscere tutti nel cantiere. Non dico tutti i nomi, però lo sguardo, bastava guardarsi anche se erano stranieri. E a me tutti mi diceva Kinder, che io nei primi tempi nemmeno sapevo che voleva di Kinder. C'era dei polacchi e degli ucraini che aveva un anno che stava lì e che conosceva bene anche il tedesco. Oh, mein Kinder. Dopo ho capito che voleva dire che ero come un figlio. Quando abbiamo fatto questa pista di lancio, che abbiamo prima tagliato i pini, poi saldati per aria i ceppi, poi arrivate le ruspe, ha fatto tutto lo spianamento, poi attrezzata questa pista di lancio. In questa pista di lancio c'era certi ferri che nemmeno mi ricordo, tutto cemento armato, poi ferro, che poi veniva sotto, facevano questi pezzi per gli arè, per la V1, la V2, che poi veniva montati giù all'imbocco delle gallerie, dove uscivano i pezzi, che i pezzi venivano montati e poi mandati su questa collina, che da questa collina veniva lanciati. Questa pista di lancio era talmente precisa che ci venivano gli esperti da loro di Giga, da tutta Europa, e noi altri eravamo lì a fare gli sgattoni, a volte neanche niente, però dovevi stare all'ordine e dovevi capire qualche parola di quello che diceva. Quando che in ultimo c'è stato il collaudo, e alla inaugurazione doveva venire Göring, quando è venuto Göring lì, lì avevamo preparato un tavolo portava loro roba di bibite. Queste bibite, c'era birra, c'era vino, c'era liquori, c'era pasta, c'era tutto. Noi a guardare lì un po' lontano, come gli schiavetti, gli servi. Göring ha fatto un discorso che me l'ha spiegato un altro, che ha ripetuto le stesse parole, che ricondurremo con le nuove armi, ricondurremo i russi al di là degli Urali, gli americani al di là dell'Atlantico,
e chi collaborerà con l'alleato tedesco sarà ricondotto con la dovuta ricompensa alle proprie case, con la dovuta ricompensa. E chi ci crederanno gli altri, tra noi altri stranieri, ci guardiamo uno con l'altro piangendo, vedendo che quello era morto, quell'altro non c'era più, quell'altro è stato in infermeria. Non sapevamo nemmeno dove l'aveva portato dopo morto, ci mettiamo in un lavatoio quando era morto. E allora io come tutti gli altri amici miei, eravamo 5-6 lì, e mi ho approfittato dei loro andati via tutti, di sparecchiare sta tavola, perché certo, la fame c'era. Mi ho beccato su un po' di tutto. Io dopo, verso sera, non mi tenevo più in piedi. In discesa sono andato giù a piedi, piano piano, verso il lager 1, dove abitavamo. Però gli ultimi 100 metri, 200 metri lo facevo con le mani e i piedi. Quando sono arrivato in baracca, l'amici mia, di Matelica, amici, parenti, conoscenti, mi ha detto che mi sono messo sopra la branda, con le mani a bocca in sotto, le mani larghe, e sembravo morto. Dice, beh, sarà stracco. Più tardi, dopo notte, ha detto che sembrava morto. Ma questo, Dio, è finito. Alla mattina lo stesso, ero morto, mi ha detto. Al giorno, dice, questo tocca portarlo dai morti. Però mi ha lasciato fare, dato che il giorno dopo era domenica, perché ogni tre domeniche facevamo un festa, il giorno di festa, questo era stato un sabato sera, la domenica mi ha lasciato lì, a braccia larghe, sopra la... Ha detto la sera, si è messi a fare cena, ma questo che facciamo, portiamo, lascialo fare, no, domattina. Fortuna che era festivo, se no mi hanno portato dai lavatoi dove portavano i morti. Ha detto dopo cena, prima di mettersi giù, ha detto, comincia a guardare, ma guarda che c'hanno mani, pare che se poi, stare con le mani buttate giù così. Sono venuti là, ha detto come alzare su sta mano, ha detto che ho aperto gli occhi e loro mi stavano tutti attorno. Mi ha detto, dice, ma che volete? Io gli ho risposto male, gli ho detto, che volete? Io mi arrangiavo, sai perché? Perché prima cosa, se c'avevo le tute, ne portavo sempre una in più di tute. E siccome potevo uscire dal campo, che era campi in costruzione, dove vedevo quelle mucchie di patate lunghe magari 10 metri, 15 metri, così alte, io mi mettevo lungo dietro uno di quelle mucchie, faccio finta di andare al gabinetto e trovavo sempre qualche carota, qualche patata, qualche rapa, mettevo giù che cosa, portavo qualcosa per me, qualcuno che mi stava vicino. La pancia la invio sempre. E gli altri poracci, meglio non parlarne, guarda. Quando mi ricordo, mi viene da piangere. Il capobaracca che era Carbonari Bruno. Che lui, perché la roba che c'è da cea per mangiare, c'era da cea ogni la sera, oppure il giorno prima, il giorno dopo, secondo la domenica, e era responsabile uno per baracca, il capo baracca era chiamato, Bruno Carbonari, di Matelica. Poi c'era Bruno Carsetti, che era un cugino di mia madre. Poi c'era, bisogna cominciare dei morti, c'era Casciani Bartocci, Casciani Francesco e Bartocci Augusto, che erano amici inseparabili. Loro mangiavano sempre assieme, se uno aveva una patata ne spezzava mezza per uno e se la mangiava assieme. Le razioni mangiava sempre assieme, se voleva un bene da matti. Tanto è vero che Bartocci portava 5.000 lire, che gli aveva portato il babbo Sforza Coste per accontentare una guardia che lo faceva uscire, gli aveva promesso. Che poi non è potuto uscire perché dopo la porta lui. Casciani e Bartocci erano due persone che se poteva dare un consiglio, poteva aiutare chiunque. Non erano persone, erano due santi. C'era un certo Capino, il capo, aveva attaccato la giacca in un palo lì, nel cantiere, eravamo una ventina che comandava lui.
Allora sto Gavino va a prendere la giacca, non ci trova il portafoglio, gli era stato rubato il portafoglio. Tutti a posto, le mani in alto, lui ci ha tirato fuori tutti i portafogli. Chi portava 100 euro, chi 1000, chi 200, chi 400, io volevo sapere la storia perché li portai, portai loro, un nascosto, la fede, perché sono stati rubati l'orologio. Alla fine esce fuori che i soldi che mancava a questo capo nostro della squadra corrispondeva a quelli che portava Artocci. Allora c'era Casciani, ha detto guarda che lo so io, questo ce l'aveva da prima, questo non può essere. E allora sto Artocci era preso da mira anche lui perché diceva che era falso, mentre invece diceva la verità. Casciani lo lascia libero con noi. E noi altri diciamo guarda che se ti stanno falsità è meglio che lo dici, no, vai. No che te vedevo devo dire, ce lo sapevo io, l'ha detto solo a me, non lo dice a nessuno perché ha paura che si rubava, si riportava sul lavoro perché per non farli rubare. Allora tiriamo avanti, noi altri tutti in pena per sto Artocci che l'aveva portato alla colonna della disciplina, vanno a ridurli, sa quando era finito, e perde se uno manco di matelica. Che può essere? Ti fa piangere adesso. Dopo un po' di giorni ci ha detto che Bartocci risultava innocente, però l'ha fatto sperimentare da un dottore esperto. Era quasi morto, così, quasi finito. Quando gli parlava non rispondeva perché la magnagna non c'era più quasi niente, bastonate mattina e sera. Ha detto questo sicuro che dice la verità, gli ha domandato in italiano, in tedesco, tu Bartocci perché hai preso il portafoglio del Gabino, il vostro capo? Io Bartocci Augusto ce l'avevo quelli soldi che me l'ha portati mio papà a sforza costa, ha detto ci ero messo un'ora per dire queste parole. E come mai? Mi serviva perché me l'aveva chiesto una guardia a Sforza Costa che se gli davo 5.000 lire lui mi riportava, mi rifaceva uscire. E poi dopo mi hanno chiamato, mi hanno portato via e queste mi sono rimaste sulla tasca. E com'è che è uguale a quelle del Gabino? Ah, io questo non lo so, hai tu per dire queste parole già messo chissà quello. Hai tu. Avete assassinato un innocente, gli ha detto quell'esperto. Armannato con noi altri, con la squadra. Però che faceva? Io facevo quello che mi pareva perché l'avevo imparato a conoscere già i tedeschi. Lui faceva quello che gli pareva e non diceva più niente a nessuno. Veniva su più tardi, riacqua, non gli pareva, non faticava più. Però dopo, quando è venuto l'inverno, con lo freddo, dopo un po' di tempo, morto. È morto pure Casciani, non so se è di pena, Casciani era forte, era robusto, un bell'uomo. C'è stato Brugnola, era due fratelli, Narciso è tornato e quello più grande, come si chiamava non mi ricordo, quello più grande è morto, però quello più grande gli piava la febbre malaria che aveva beccata in Jugoslavia, ha detto quando faceva il soldato. Tutte le sere su Brugnola si chiamava Francesco, no. Brugnola, era un bravo uomo pure quello lì, gli pigliava la febbre, cominciava a fare così, tremava tutto, febbre malaria c'aveva, e poi è morto, e lo fratello lo aiutava, ma che poteva fare? Poi dopo, Baldini Guido è tornato, invece Baldini Angelo è morto, e anche il fratello non poteva fargli più niente, perché poteva essere quello che volevi, loro diceva, Caputo e Cale, quando è ridotto male, sei finito perché loro non gli servì più. Su filo armai, diceva loro, su filman, diceva che c'aveva troppe persone. Dalla Francia ritirava fuori persone, dal Belgio già ce l'aveva da prima, dall'Italia persone, dall'Ucraina, polacchi, su filman, fil Caputo e Cale, diceva, se abbiamo tanti. Era meglio.
Io quando sentivo queste parole pensavo che prima che fate morire a me, mi sa che morite voi. Da Cala sapevamo che dopo 2 o 3 giorni eri all'americani, perché io gli ultimi mesi già avevo un capo che si chiamava Scenaglie. Era stato prigioniero in Russia. C'aveva 47-48 anni. A me mi voleva bene come un figlio, questo tedesco. Mi diceva sempre quando avanzava, quando era sbarcato gli americani, quando è arrivato in Belgio, quando sentiva la radio e mi informava. Che una bella sera ci mette in colonna, pensa cantieri, eccetera, comando, non comando, se eravamo quanti, 15.000, ma noi saremmo stati 8.000 lì quando ci ha messo in colonna. Per fila indiana, no per fila indiana, a strada piena, quando se ne entrava ci entrava, intorno c'era qualche cane e ci stava un po' di guardia. Ci voleva portare verso la Cecoslovacchia perché ha detto che se rimaniamo a Cala, ma me l'ha detto l'interprete, lì tutte quelle persone facciamo un disastro a Cala, dice questo arriva fino a Weimar, se li libera gli americani, li lasciamo liberi, questi ci devasta le case, si assassina i tedeschi. Cioè. Allora a me l'interprete, a me pure a qualche altro, l'interprete, un certo Palumbo napoletano che parlava bene tedesco, mi ha detto guarda che a me mi hanno suggerito questo, che le persone un pochetto più sane, più in vista, o deve essere fucilate o avvelenate. E allora vedete un po' voi altri, se vi fidete appiate da mangiare gli ultimi tempi. Una volta ci siamo messi d'accordo in sette, eravamo sette, io, c'era un palamara della Bassa Italia, che c'ha il guarente pure a Materica, un certo Pecchione Alberto di Milano, Pecchione Alberto era figlio di un albergatore che l'ha portato via lo figlio perché aveva ospitato certi partigiani. I partigiani, altro lo padre, gli si presentava con la pistola se non li albergava, i fascisti gli ha fatto la spia che albergava i partigiani. Allora, su Pecchioni, con altri, ha detto, sentimi, quello che sai tu, quello che so io, quello che mi è passato, qui la colonna ci va avanti, ma non altri bisogna scappare via, mica i miei costi matti, perché, boh, su una curva, dopo notte, la sera, ci siamo ficcati in sette dentro una pineta fitta, certi pini alti, 15-20 metri, grossi così. Lì in mezzo è passata la colonna, passati sti cani, ma hanno altri chiotti chiotti, un po' lontano, qualche centinaio di metri, non ci ha beccato i cani. Siamo rimasti in mezzo a sta pineta. E la colonna è seguitata verso la Cecoslovacchia. Noi altri lì dentro troviamo in mezzo a ste pinete, c'era vicino un campo con un po' di patate che le aveva seminate lì i tedeschi, stava per nascere, era di maggio, nasceva. Carpiamo ste patate. Mezzanate, poi le mangiamo anche crude perché se c'è nero fuoco te scoprì era un casino. Dopo un paio di giorni cominciato ad arrivare l'americano che mi traiava a tutto andare, per tutto, perché loro prima di avanzare con i carri armati, prima passava con le mitragliatrici, mi traiava. Questi mitragliamenti abbiamo capito che stava per arrivare l'americano, però noi dentro sta pineta, se quello veniva da là ci mettiamo dietro a stipini, no? Gli rubini passava, dopo si allontanava, andava più su, più giù, erano liberi. Poi se ritornavano gli americani, dietro a stipini. La mattina dopo, che ha fatto questo mitragliamento, anche la mattina, passati, dopo non mitragliava più, passava e basta. Cominciato a vedere questi carri armati da lontano, che venivano su una pianura, dove venivano questi carri armati in fila ogni 50 metri, uno. Mica c'era se vedeva la persona non la vedevi, vedevi solo il carro armato che camminava, perché loro stava sotto, perché c'erano i tedeschi che hanno corsa di fernia, pattuglia dei tedeschi. Allora, questi carri armati facevano sballicava, tante volte si alzava su davanti ai 2 metri, tante volte si abbassava, se trovava un piccolo ostacolo, una casa, si diceva di buttarla per aria, perché alla fine noi altri siamo scappati fuori, ci hanno istruito
che bisogna mettersi una frascia bianca sul braccio oppure a mani in alto così, perché sennò loro, gli americani, mica sapevano chi eri, perché lì ti faceva fuori subito. Siamo usciti fuori, prima uno, il più coglione, mi ricordo, era un più coglione, ci avevamo due in buco, gli avevamo messo una fascia per uno, così poi... Allora gli si è presentato un carro armato davanti, così, quello maninardi. Piano piano siamo scappati fuori anche noi altri e ci siamo fatti vedere. Qualcuno l'ha fatto montare sopra il carro armato, qualcuno passava le camionette, c'era dietro però, parecchio dopo, ci hanno messo sopra le camionette, poi ci hanno andato in giro, ce li ha portati in giro per quelli paesotti, perché loro non si fidava anche con le camionette, non si fidava dei tedeschi perché c'era il fanatico, ogni tanto scappava a fare magari ogni tanto un fanatico che gli sparava, anche gli parlava di difendersi, anche da cerretta Hitler, perché Hitler ha detto che tanto Hitler o in Germania o in Giappone gli americani dovevano essere annientati. Noi eravamo in sette, ci volevamo bene. Se c'era questo di pane, ne facevamo sette fette. Oldrini, Pecchioni, Palamara, eccetera. Ha preso il sindaco lì, sempre sui confini della Germania, vicino alla Cecoslovacchia. Gli ha detto gli americani, questi ragazzi bisogna che li fate lavare, pulire, e poi ci ha dato parecchia roba anche loro, per vestirci, scatolame, cioè ha migliorato già. Uno, due per famiglia, gli ha detto il sindaco, ci doveva collocare e ci ha messo lì. È seguitata la guerra. La guerra mica non è finita subito. Lì c'era un centro, era case agricole che magari ci stava quattro case per di là, quattro case per di qua. Ognuno c'aveva magari 20 ettari da questa parte, poi 20 ettari da questa parte. E c'era un casale di lusso, c'era le stalle con le vungane, c'era l'acqua sulle greppie, noi ce le sogniamo adesso, momenti. Attrezzi di tutti i tipi. A me mi è combinato una famiglia che c'aveva marito e moglie, un polacco, marito e moglie, che questi polacchi gliele ha dati il re, che la Germania, per, in sostituzione dei due figli, che c'erano due figli militari. Alla fine io mi sono messo la mia famiglia, le vungane ce l'avevo pure io, questo c'era 20 vungane, mi sono messo là per quella stalla, si pigliava con il vitello, quando aveva bocciato un po', era piccolo, lo levavo, poi io cacciavo latte, poi cioè, mi facevo bocciare quello più grosso, ma visto che sapevo fare, tu Bauro, tu, insomma, ha cramato bene, come un principe, magari fosse stato lì. Quell'altro mi cominciò a dire, guarda che se non guardi non andiamo c'è un centro di raccordo, qui in Italia non si ritorna mai. E io gli ho detto, adesso penserò, dico, io qui sto andando bene, pure noi stiamo bene, siamo i signori, siamo tutti vicini, però ci volevamo bene, la sera ci volevamo, però qualcuno già si era scappato via, era io questo centro di raccordo. Allora, quello già era, marito, moglie, andavo lì in un quadrato come questo, e mi metti lì e lì, c'hai una figlia da 15-16 anni, e loro sono stati lì, pareva che mi cacciavano tutti questi due, marito e moglie. Ha detto che la moglie gli pareva di vedere un figlio che era disperso in Russia. Alla fine gli disse, guarda che io, è facile che faccio come sta facendo quell'altro, andiamo in un centro di raccolta perché qui se no ci va lungo 3-4 mesi, i francesi vogliono rientrare, i russi vogliono rientrare, i polacchi vogliono rientrare, tutti gli stranieri vogliono entrare, le strade tutte rotte, le mezze più di quelli non ce n'è. So che questo vecchio, che c'era 50 anni, si è messo quasi a piangere. Dice, ma mia moglie gli pare di aver visto un figlio che è disperso, e l'ho capito. Poi pure Annalina si chiamava la figlia, pure Annalina è innamorata di te, lo so, io sono innamorato e torno a casa mia dai genitori, dai fratelli. E questo, non ci voleva credere che io via, mi disse quando sono di lui, ma tu se ti trovi male, attorno, fa finta che è casa tua qui, fa finta che è casa tua, se ti trovi bene, auguri, se no fa finta che è casa tua.
vedi in un centro di raccolta, c'era di quelli che aveva già un mese e più che stava lì, e non trovava la strada per poter tornare in Italia. Allora non altri sette che mi ho detto. Ho studiato un po', mi ho mandato un po', poi ci sta qualche stazione che va verso il Brennero, dalla stazione qualche treno ci sta. E vedete un po' dalla stazione, ma stava lontano. Siamo andati a piedi non so quanti chilometri, siamo arrivati in questa stazione, gli abbiamo detto a quelli ferrovieri se c'era mezzi per andare verso il Brennero, se no dovevamo andare a piedi gli altri a casa. Questi ci ha detto, qui ci sta adesso, questi giorni, solo vagoni di carbone perché fare fornimenti per Milano, per Torino, che se no se viene l'inverno, questi sono morti da ferire, giusto inverno, ho bisogno di carbone, e di altri treni non c'è. Se voi volete adattare sopra il carbone, siamo montati tutti e sette sopra questi vagoni di carbone. La sera quasi notte. Sopra questi vagoni di carbone, ognuno con la roba sua, io anche c'era la cassetta che mi aveva portato il Borubabo a Sorsa Coste. Siamo arrivati vicino a un Rimberga, poco lontano, non so quanti chilometri. La mattina presto cominciava a pioveggicare un pochetto. E mentre pioveggicava, abbiamo intravisto per terra, poco lontano, un'altra ferrovia, che era, c'era parecchie ferrovie lì, parecchi binari. Un copertone buttato giù sopra un vagone, mezzo buttato giù, un vagone aperto. C'erano 5-6 vagoni degli americani che ci veniva a caricare la roba, gli americani con la camionetta, scatolame, vestiati, eccetera, e li portava dove voleva, dove serviva. Noi altri ci serviva un pezzo di copertone perché se pioveva era un disastro, no? Sopra il carbone. E allora sono sceso giù io, che ero il più leggero, e Pecchioni Alberto di Milano, che era un altro giovane, di 24 anni. Portato giù. Prima volevamo via tutto, poi era pesante, non si faceva. Allora dice, guarda, io porto una forbice, ha detto uno. Butta giù queste forbici, sono andato su, preso queste forbici. E Pecchioni è venuto su, me lo alzava su e io tagliavo. Non abbiamo finito a tagliare questo pezzo del copertone, che è arrivata la polizia americana. La polizia americana arrestati per sabotaggio al materiale bellico americano. Gli altri cercavamo di giustificarci, però la roba nostra è rimasta dove è rimasta. E io, assieme a Pecchioni, messi dentro, ci ha ficcato dentro una stanzetta che c'era là, non c'era nemmeno le carceri sufficienti, una stanzetta che c'era la finestra sopra. Sarà stato 4x4, per terra dormiamo, ci siamo stati un giorno, mi pare, in attesa del processo, in attesa dei chiarimenti. Quando mi ho presentato questi documenti, che portavamo per il portafoglio, che succede? Che ha detto, allora, dice, non era sabotatori, ci ha messo in un centro di raccolta di tutta sta gente che beccava in giro, vicino a Norimberga. E eravamo una quarantina, 30-40 persone. Chi l'aveva trovato a rubare le scarpe, chi aveva rubato le scatolette, chi aveva rubato il vestiario, e tra i quali c'era un ebreo che stava fuori, che veniva a trovare un ebreo che stava lì dentro in attesa del processo come noi altri. E ci ha domandato, voi altri come mai? Come mai? E come mai? Gli abbiamo raccontato il fatto, come è successo. E ci ha detto che dovevamo, noi altri gli abbiamo detto, facciamo finta che non ci eravamo accorti che era roba americana, dice, ve condanna subito per Giappone, a servizio dell'esercito americano, gli serve allora l'americano, gli serve il Giappone. Allora, dice, al giudice gli chiederò, perché gli ho chiesto già per un amico suo, quello che potete fare. Dovete rispondere che avete riconosciuto che è materiale bellico americano e l'avete preso per necessità. Prima cosa questo, non dite mai che non avete riconosciuto. Seconda cosa, desideriamo ardentemente di tornare in Italia.
desideriamo ardentemente di tornare in Italia. Allora vi potrete salvare, se no tu te potrai salvare perché non c'è ancora 21 anni. Ma quello chi lo salva, diceva, quello c'ha 24 anni, quello milanese, Pecchioni, Pecchioni Alberto, lo figlio dell'albergatore. Comunque lì ci ha chiamato dopo qualche giorno, mi sono salvato io, poi si è salvato lui rispondendo a dovere e siamo tornati a casa. Però la parte più dolorosa per me è quando sono arrivato a Matelica, a Sforza, a Albacina. Ho visto un amico della famiglia, era tanto freddo, gli pareva che si vergognava di rivedermi, dico, ma è possibile? Allora gli ho detto, che ne è della famiglia? Dico, ma mi ha fatto, era freddo, ho capito subito che c'era che cosa. Io pensavo per la buona nonna, che era anziana, moralizzata, per i fratelli. Mi fa, dice, tuo zio l'ho visto ieri, ma tuo padre un po' di giorni che non lo vedo più. Mi ha fatto capire subito che mio padre non c'era più. Mio padre che mi ha salutato a Sforza Costa, a Sforza Costa. Mio padre che a me mi voleva, eravamo stati fino a quell'età lì, da 14 anni fino a 18, 17, 18, lavorato assieme. Che forse se non era lui, con tutti i suoi consigli, il lavoro fatto assieme, forse non sarei sopravvissuto a tutte le difficoltà che ho incontrato. E al pensiero suo ho superato sempre tutto. Anzi, quei giorni che mi hanno detto che è morto, mi sembra di aver acquistato una forza che non avevo più paura di nessuno. Era verso i primi di maggio. E ho acquistato una forza come se qualcuno mi avesse preso per mano e detto non avere più paura di nessuno, che non desidererà più mai niente. Sì. Non me lo ricordo come fosse oggi. Sì. Stavo sul lavoro, ancora sotto dei tedeschi. Sotto i tedeschi, per modo di dire, perché erano diventati come pecore anche loro, peggio da noi. Poveri tedeschi, ha subito anche loro quei periodi brutti, la gente per bene c'era anche là, come dappertutto. E lo ammirate sempre, io, la gente per bene, sia da ragazzo come l'hanno imparato la famiglia, sia dopo, sempre. E se ho potuto, nelle mie possibilità, ho fatto qualcosa di nascosto. Quando sono tornato qui a Matelica, c'era persone che si lamentava, era pieno di tutto. Non aveva visto niente. La guerra, qui, questo non c'è, quell'altro c'è da tessera, quell'altro. Quando tu vedi quelli come te, che l'hanno mucchiato lì, nell'angolo dei lavatoi, perché poi passa un carrettone e li porta via. Non può capirla. Tu sei insegnante, sei una persona intelligentissima, più brava di me, ma non puoi capire quello che si passava, quello che si era fra noi. La guerra bisognerebbe farla a tutti quelli che la vogliono. Metteci a loro in guerra. Fra di loro basta, quelli che la vogliono.